ragazzi, ragazzi, sono Ghisus e oggi riprendiamo con Mega Master Force 3 Black Ace. Siamo esattamente qui nel punto dell'ultima volta. Siamo pronti per combattere? Decisamente sì. Andiamo! Ti colmo le spalle, Mega Man. Attivazione Wizard Lotta. Ah, wow! È tempo di suonare la carica. Missione, farli a pezzi. Ok, con B attacco. Con B attacco li distruggo proprio. Non pensate di... Lo scudo è sotto attacco. No. È divertentissimo questo minigioco. No! Perché mi ha attaccato? Mi possono anche attaccare sti qua. Bastardo. Ma guardalo! Ha gli stessi attacchi di me. Cosa pensi di fare così? Eh? Nemico eliminato. No, voi non l'ho attaccato. Porca miseria. Ce l'ho fatta? Sogni d'oro, lui da copia. Sì, ce l'ho fatta. Ci siamo riusciti. Oh cielo, sei già stanco. Abbiamo eliminato una tonnellata di quei tipi. Normale che sia stanco. Che debole. Oh cavolo! Cosa stanno facendo? Si sono fatti esplodere! Ora! No! Lo scudo! Ma che? Non va fatto bene! Forza ragazzo! No! Ha! Con questo dovremmo aver finito! Ma cosa? Non ho fatto niente? Voi siete i Mega Man? Sembra che siano apparse altre copie. Intendiamo occuparci di questi all'esterno. Contiamo su di voi per quelli all'interno. I nemici puntano al computer principale, da quello della polizia satella. Ti prego di proteggerli finché non sarà tutto finito. Sia il computer principale che quello appartenente alla polizia satella... Sarà molto duro tentare di proteggerli entrambi. Mega Man, non preoccuparti. Non permetteremo mai a nessuno di penetrare nel centro di comando. Ok, allora ci impegneremo per proteggere il computer della polizia satella. Sei pronto? Sì, decisamente ragazzi. E sarà un episodio un po' incentrato sull'eliminare le coppie. Andiamoci dentro. Attivazione Wizard Lotta. Ok. Tutto lì? Andiamoci dentro. Missione, farli a pezzi. Ah, perché arrivano da qua. E cos'è? La CPU è stata danneggiata ma è ancora operativa. È un attimo, è l'altro muro. Questo era l'ultimo. Mega Man, potresti darci una mano? Sono nei guai, dobbiamo aiutarli! State bene? Adesso siamo... Grazie al cielo di lì nell'area, grazie. Continuerò a pattugliare l'area. Puoi sentirmi, Mega Man? C'è un grande gruppo di coppie che si dirige nella tua direzione. Preparati, ricevuto. Arrivano, sei pronto? Sì. Decisamente ragazzi, ci siamo. Dove sono finiti i Wizard Lotta? Non possiamo lasciarli avanzare. Attivazione Wizard Lotta. Direi che siamo un po' scarsini però ai Wizard Lotta, uno solo. Andiamoci dentro, missione, farli a pezzi. Non passerà mai nessuno nella vita. È finissimo. Ce l'ho fatta. Finalmente. Bene, ce l'abbiamo fatta. Per l'amor del cielo, quante altre lunghe delle copie dovremmo affrontare? Cos'è stato? Che sta... Sembra che il muro esterno sia stato distrutto. Le copie stanno penetrando da lì. Ritornate al più presto al centro comando. Ricevuto. Posso usare l'ascensore? Ah, non l'ha fatto usare lui, da solo.
Tra pochi secondi le copie faranno irruzione. Se dovessero superarci ad attaccare il computer... Prez! No! Faremo in modo che ciò non accada. Mega 10 occuperemo di quest'area. Voi ragazzi dovreste aiutare la dottoressa a proteggere il computer principale. Ok, ricevuto. Boom, zack, andiamo. Bush, ti proteggerò, Prez. Oddio. Adesso riesci a fare il cambio d'onda pure Boom. Mi sono appena... Hai effettuato di nuovo il cambio d'onda M. Sembra che dopo tutto potrebbe esserci utile. Non è che gira di nuovo da pazzo, vero? Non lo so, ma Bud dovrebbe controllarlo. Wow, il mio batterio è smisurato! Mega Man, lascia questo rame! Penso che sarebbe meglio se lasciassi fare a qualcun altro. Un novellino nel cambio d'onda M potrebbe causare un mare di guai. Cosa? Aspetta un secondo, Bud. Tu sei la difesa finale. Sei la nostra difesa finale, ecco. Difesa finale? Sì. Chi proteggerebbe il computer principale se ci cadesse qualcosa? Arnota non può farcela da sola e Zack non può fare il cambio d'onda M. Ho bisogno della tua forza per vincere questa lotta. Perciò ti prego, proteggi il computer principale. Beh, non posso dirti di no quando me lo chiedi in questo modo. Ah, è un sondicciotto. Hai detto qualcosa? No, niente di niente. Ok ragazzi, muoversi. Mega, non farò la mia reboot. Ben fatto ragazzi, sapevo che risveglio, ma è stata una gran pensata. Se avessi dovuto lottare in una stanza piccola come questa... Beh sì, ma... Inoltre non volevo che i miei amici si facessero male. Non permetteremo a nessuno di oltrepassarci. Maledizione. Sei pronto? Sì. Non li lascerò passare, non importa cosa dovrò fare. Attivazione Wizard Lotta. Ok, siamo un po' più... pesanti con Wizard Lotta adesso. Diamoci dentro. Missione, farli a pezzi. Da parte mia, dappertutto arrivano. Ok, ce l'abbiamo fatta, ditemi di sì. Finalmente, le modifiche al programma sono ultimate. Oh, c'è Acid. Lavoro ben fatto, Acidina. Vorresti dire a Daisy che è tutto pronto? Riferisci a tutti che quando sarà attivo potrei irritare, ma è sicuro al 100%. È stato sviluppato per rimuovere tutto il rumore. Ah, quindi fare in modo che abbia effetto solo su alcuni esseri M è stato alquanto difficile. Dottoressa Goddard. Sì, diamoci una mossa. Ricevuto. Bene, procediamo. Attivazione, soppressore. Piuttosto. Attivazione, elimina copie. Ok ragazzi, stiamo per vedere tutte quelle copie scomparire. Siete sicuri di stare bene? Lascia fare a noi. Stiamo bene, Ace ha bisogno del tuo aiuto, quindi datti una mossa. Sono rimaste tonnellate di copie là fuori. Ok, ci vediamo dopo. Quei tipi potrebbero mostrarsi nuovamente, eh? Che può saperlo? Se verranno, saremo pronti ad attenderli, giusto? Sì! Posso fare qualsiasi cosa quando mi decidi di farlo. Questo è per prezzo. Che magnifica scena avete appena eseguito. Chi è? Scena? Copione? Copione? Dal Phantom, naturalmente. Un giorno scriverò un nuovo copione con voi due come protagonisti. Spirito, sono che non sei altro, fatti vedere. Oh cavolo. Ace! Bel lavoro, Geo. Il nostro asso è pronto, quindi missione completata. Non avremo altri problemi da questi qui. Ecco che arriva. Cosa? Ah, che fastidio! Ok, che cavolo è quello? Wow! Disintegratore! Fantastico! Per la miseria! Se avessi un'arma come questa, la dealer sarebbe spacciato con facilità! Le cose a questo mondo non sono solamente così semplici. Che intendi dire? Quell'arma è chiamata Elimina Copie. È un'arma speciale che è capace solo di eliminare le copie. In realtà è un dispositivo che la Goddard l'ha sviluppato per eliminare il rumore. È riuscita a modificarlo velocemente in un'arma, ma usandolo per questo scopo si è bruciato. Che peccato. Avrei voluto rivedere di nuovo un branco di quelli andare in fumo. È stato grandioso, vero? Vedere tutte quelle copie venire spazzate via così velocemente. Quella nonnina ha fatto un buon lavoro. Credo che abbiamo fermato l'attacco del dealer, giusto? Decisamente. Beh, non molto. Cosa? Cosa stanno dicendo? Oh certo, sono tutti sui palazzi a parte me. Missistia!
Adesso sono carico, credo sia tempo di dare una bella lezione a Virgo. Regina Tia, sei venuta? Da tanto tempo non ci si vede, Ace. O dovrei chiamarti traditore del Dialer. Cosa? Ace è un traditore? Proprio così, non lo sapevi, piccolino? Il tuo prezioso Ace un tempo era un membro del Dialer insieme a Regina Tia. Cosa? Impossibile! È stato tanto tempo fa. Quell'Ace è morto da tempo. E non esiste ormai traccia di lui. Ace! Cosa? Noioso! Bene, bene, bene. Che ne è di Tia? Ti piace ancora? Virgo. Oh oh! Quindi tra Ace e Tia c'è una storia. Così dici che quell'Ace è morto, eh? Bene, allora forse anche il nuovo Ace dovrebbe scomparire. Cambi d'onda M. Regina Tia, in onda. Chiahaha! Non sono decisamente pronto per affrontare Regina Tia. Mi si stia! Vuoi piantarla di chiamarmi in quel modo? Sono Regina Virgo. Sono la donna che farà piovere distruzione e confusione sulla Terra. Indietro, Ace. Eh? Mi si stia effettuato il cambio d'onda M. Sei in grave pericolo. Sei convinto che come umano sia troppo debole per affrontarla, vero? Capisco. Bene, allora credo che dovrei effettuare il cambio d'onda M anch'io. Cosa? Ace può fare il cambio d'onda M con Asim. Cosa? Non sei il solo che può fare il cambio d'onda M. Permettimi di mostrarti l'unico cambio d'onda M al mondo creato dall'uomo. Di cosa stai parlando? Sei pronto, Acid? Come sempre, Ace. Oh mio Dio. Cambio d'onda M. Transcodifica 001. Acid Ace. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sei figo. Oh mio Dio. Acid Ace hanno effettuato un cambio d'onda M. Niente paura, il supereroe Acid Ace è qui. Non è quello che dicono i supereroi, giusto? Acid Ace? Ridicolo! Puoi effettuare il cambio d'onda M con un comune wizard? Beh, Acid non è proprio un wizard comune. Sono un wizard creato per poter effettuare il cambio d'onda M con gli umani. Sono un essere M senziente, creato dall'uomo. Questo significa che lui è proprio come me, Lyra, Virgo e Corvus. È completamente differente dagli wizard standard. Sono molto onorato di essere apprezzato da te. Maledizione, non cercavo di... Aspetta un secondo, è mai possibile? È legale? Inoltre, tutto questo rende le cose interessanti. Tia, adesso non voglio più aspettare. Adesso possiamo farlo fuori, ti prego. Riuscire a fare un cambio d'onda M non smette di renderti un traditore. Non potrai mai cambiare questo fatto. Mai. Eh? Che succede? Una chiamata da Zack. Ciao! Zack, che c'è? Siamo nei guai! Dark Phantom è qui! Dark Phantom? Sta cercando di distruggere il computer principale! Pote e Sonia stanno lottando con lui in questo momento! Strillo, vabbè! Zack! Pote e Sonia! Dark Phantom! Non ti lascerò fargli del male! Non mi sfuggiranno! Bene bene, siamo agitati oggi! Dovresti finirla a pensare a chi ha tutte le vite dei tuoi amici nelle sue mani! Ascolta bene, bene, bene! Se davvero i tuoi amici contano per te, allora vieni a salvare il computer principale in forma umana. E naturalmente, vieni da solo. Stai pensando di darti alla fuga? Se fuggirai, il mio compagno potrebbe prendere una piega differente. Ehi, Shakespeare! Ti farò pezzi questa volta. Adesso sto scrivendo un copione, non serve che tu conosca il finale. Ok, parte risate malefiche. Ragazzi! Svelto, vattene. Riuscirò a cavarmela. Ace, grazie. 10 mi fido, non vi preoccupate. Phew, finalmente il terzo incomodo se n'è andato, eh? Come al solito il mio umorismo non ti smuove. Dov'è Jack? Voi due non siete sempre insieme come se foste incollati? Vedo che non hai ancora imparato quando star zitto. Perché non la piantiamo con tutte queste chiacchiere? Bene. Ok ragazzi, però continueremo nella prossima parte, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo atto che penso che sarà il finale all'attacco della base Nuasa. Bella ragazzi. Che succede? Che cavolo è? Oh! Cos'è?
Io... Cosa? Che siano riusciti ad armonizzarsi col rumore? Il rumore non fa tanto male. Piuttosto stai inondando il mio corpo di potere. Che ne dici di questo? Questo c'era nel tuo prezioso copione? Che c'è di così divertente? Cosa c'è di divertente? Siete voi ad essere divertenti. State seguendo il mio copione proprio come lo scrivo.